Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a una domanda che molti mi fate, ovvero come si finisce in tendenza? E oggi sono qui per spiegarvelo, partendo dal presupposto che la domanda più ovvia sarebbe non lo so, perché io sul primo canale posso fare anche 1 milione di visualizzazioni eppure in tendenza non ci finisco mai. A parte questo ragazzi, la tendenza di YouTube, almeno per quanto YouTube ci ha detto, per quanto ci è stato detto da YouTube, è semplicemente un algoritmo preciso che va a dar più possibilità di visibilità, diciamo, da dar più visibilità ai video più meritevoli. Allora, partendo dal presupposto che mentre prima un video si basava totalmente sulla visualizzazione, oggi nel mondo di YouTube non esiste più la visualizzazione, il numero di visualizzazioni come punto cardine del video. Cioè, di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Della durata di video che viene visto rispetto appunto alla durata totale del video. Cioè, se prima magari un video con 100.000 visualizazioni era uno, cioè 100.000, 200.000, 300.000 era uno dei migliori del giorno, ad oggi un video di 100.000 visualizzazioni potrebbe essere inferiore a un video di 40.000 visualizzazioni. Se quel video di 100.000 di 8 minuti ne hanno visti 2, la maggior parte degli iscritti, delle persone che hanno visto il video, mentre quello da 30, 40, 50.000 visualizzazioni di 8 minuti ne hanno visti 6. Perché ad oggi, sia per quanto riguarda il rientro economico, quindi le pubblicità, sia per quanto riguarda l'algoritmo di YouTube, conta la durata della visione e non le views del video. Questo è stato fatto, ragazzi, per lavorare contro quei furbetti che usavano titoli clickbait o che comunque andavano a dire il falso nel titolo o a mettere donne in copertina sulla miniatura quando poi effettivamente dentro non c'era nulla. Cioè magari ci sono state tantissimi youtuber, tantissime persone che facevano video magari promettendo una cosa e quando poi si andava a cliccare in realtà dentro c'era tutt'altro. Questo ragazzi ha portato YouTube a puntare sulla visione del video, sulla durata della visione piuttosto che sulle visite, perché ragazzi semplicemente riaggiornando la pagina si fa una visita su YouTube, tu riaggiorni la pagina, views, aggiorni la pagina, views, aggiorni la pagina, views. Però diciamo invece che se tu aggiorni la pagina, aggiorni la pagina, aggiorni la pagina, vedi sempre un secondo di quegli 8 minuti, quindi non stai facendo un favore ma stai danneggiando quasi lo youtuber. Fra l'altro ragazzi, per andare in tendenza vengono immediatamente rapportate le visualizzazioni agli iscritti. Cosa voglio dire con questo? Che se io faccio 1 milione di visualizzazioni probabilmente in tendenza ci finisco sul primo canale perché ho 175.000 iscritti. Se FaviJ fa 1 milione di visualizzazioni non ci andrà mai in tendenza e anzi sarà addirittura un problema, perché comunque lui ha quanti iscritti? 4 milioni, 5 milioni, comunque pochi non ne ha. Quindi il rapporto visualizzazioni iscritti serve molto, diciamo, è molto importante per quanto riguarda la tendenza. Inoltre sono anche importanti i mi piace e i non mi piace, like e dislike. Quindi se un video avrà un numero buono di mi piace rapportato appunto alle visualizzazioni e comunque pochi dislike rapportato alle visualizzazioni e rapportato ai like, insomma ci sarà più possibilità di finire in tendenza. Mancano ancora due punti focali. Il primo ragazzi sono i commenti. Esatto, questo probabilmente molti non lo sanno. Se voi lasciate tantissimi commenti sotto il video ha più possibilità di andare in tendenza. Perché non lo so, sinceramente probabilmente perché YouTube pensa così, che il pubblico si sente partecipe del video e quindi è un video interessante. Non sono totalmente d'accordo, perché potrei tranquillamente fare un video nel quale vado a recitare una poesia e penso che su una poesia non ci sia veramente nulla da dire, nulla da commentare, eppure magari non merita più visibilità di un video in cui si parla del vincitore del Grande Fratello, che poi insomma si va a dibattere, si va a fare un dibattito comunque. Perché? Perché comunque io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, ci sono tantissimi commenti. Però a parte questo, insomma, queste sono le regole. L'ultima regola appunto è la condivisione, ragazzi, la condivisione. Infatti per quante volte il video viene condiviso, non so se lo sapete, in basso c'è la possibilità di condividere ogni video. Diciamo che YouTube quindi ha improntato la tendenza e quindi la possibilità di altissima visibilità in tutta Italia più sull'interazione, l'interazione, cioè il modo nel quale l'iscritto, lo spettatore interagisce appunto con lo youtuber. Credo che comunque come metodo sia abbastanza efficace. Certo che certe volte qualcosa non me lo spiego, ad esempio si trovano molto spesso canali YouTube anche grandi, magari che ne so, sul milione, 2 milioni, 3 milioni di iscritti, che appena pubblicano un video hanno 100.000 visualizzazioni in tendenza. Com'è possibile? Non sai se il video si fermerà, non sai se il video l'hanno visto adesso e poi non lo vedono più.
sinceramente qualcosa ti fa storcere il naso. O ancora magari gente che ha 1000 iscritti, 600 visualizzazioni, e su 600 visualizzazioni e 1000 iscritti il video finisce in tendenza, nonostante magari abbia 20 mi piace e 15 non mi piace. Tu dici: ma perché cavolo è così? Poi è normale che una volta finito in tendenza il video sale di visualizzazione. Comunque fatemi sapere, come sempre, con un commento qui sotto, che cosa ne pensate appunto delle tendenze di YouTube, se vi piace l'idea delle tendenze o meno, se secondo voi è giusto che ci sia questa tendina delle tendenze, quindi che vi facciano vedere i video più visti o comunque con l'algoritmo più alto, e se viene gestita bene o male. Diciamo che ce ne sarebbe veramente tanto da parlare. Vi dico una cosa importante: voglio sapere da voi qui sotto, con un commento, a quale domanda volete io risponda, sempre anche su YouTube, sul mondo di YouTube, ma non solo, domande ben precise come questa, come anche quelle che ho fatto, a cui ho risposto precedentemente, tipo come vivere a Roma, come si guadagna su YouTube, quanto si guadagna su YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Me la scrivete qui sotto, ragazzi, e io vi risponderò appunto in un video. Detto questo, vi ringrazio come sempre per la visione. Boccia alla Lalla, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Non riesco a chiudere. Oh, raga, no, mi sono. No, no, vabbè, vabbè, ciao.